Oggi vorrei parlarvi di due temi. Primo, la scoperta di Cristo. Secondo, la scoperta di noi stessi. Partiamo dalla frase che abbiamo letto prima del Vangelo. Dice Paolo nella lettera ai Filippesi: tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Ecco, così grande la scoperta di Gesù, dell'amore di Gesù, della sua salvezza, che Paolo, tutte le cose belle di prima, ma per me come spazzatura, non è niente. E allora scoprire che veramente Gesù ci ha creati di nuovo. Nel battesimo siamo stati ricreati, siamo nati a una vita nuova. E veramente essere felici di tutto questo, che valiamo tanto, che siamo figli di Dio, che siamo chiamati a cose grandi, che c'è un disegno meraviglioso su ognuno di noi. Coraggio, siamo importanti. E secondo, la scoperta di noi stessi, che naturalmente è collegata, e poi la vediamo nella prima lettura. Come infatti avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per l'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Ecco, si parla di questa parola, santificazione. Siamo chiamati alla santità. Che cosa sono le opere di Cristo? Cosa faceva Lui? Visitava i malati, andava dalla gente scartata, dava speranza, guariva, rialzava e poi parlava con Dio, pregava. E allora noi siamo chiamati a questo dialogo con Dio, a questa confidenza con Dio, e siamo chiamati a essere segno di salvezza. Ecco, essere anche noi ricreatori, perché nel momento in cui tu aiuti uno a rialzarsi, lo stai facendo nascere di nuovo. In qualche modo la salvezza di Cristo si attualizza su quella persona, su quel bambino, su quella famiglia, su quel giovane, proprio perché tu ti sei messo accanto. E allora la santificazione non è altro che buttarsi in queste opere. Però c'è un problema, che noi siamo deboli, che facciamo tanti peccati. E allora questo significa che non siamo sulla strada della santificazione? Altro che santificazione, mi dico io. Faccio spesso il contrario. E allora qui ci sono due casi. Ci può essere il primo caso: tu ti abitui a questa vita così. E dici: io credo in Cristo Gesù, ma vivo come voglio. Non mi importa, voglio criticare le mie consorelle, voglio giudicare, ma sì, l'importante è che credo in Gesù. Cioè, tu fai la pace col peccato, capisci? E allora non va bene, non sei più sulla strada della santità, perché tu ti sei adagiato, ti sei dato una giustificazione, ti sei creato la tua nicchia. E allora non lasci che la grazia di Cristo entri in quel pezzettino che rimane mio. Capito? E lì è pericoloso. Invece, se tu riconosci: Signore, sono debole, sono peccatore, e vai da Lui e dici: Signore, Tu hai la forza, dammi la fede, Tu puoi guarirmi. Allora, in quel caso, anche le tue imperfezioni, i tuoi peccati servono per la santificazione, anche quelli. È perché il Signore guarisce, il Signore cambia, il Signore agisce. E quindi non per forza sono un ostacolo, Basta che le mettiamo nelle mani del Signore.